Mamma, volevo dirti che sono su Topolino. No, Te lo dai! giuro. Oh, che figo! Bella raga, incredibile. Sono su Topolino. Sono sul numero 3465 e potete trovarmi in edicola. Vi spiego un po' come ho fatto a finire su Topolino e dove sono esattamente, perché mi potete trovare sia all'inizio sia a metà con diverse pagine. Allora, sono stato contattato da una ragazza che lavora per la redazione di Topolino tramite Massimo Polidoro, che ringrazio tantissimo, per mettere a confronto le diverse generazioni della magia. E in questo numero volevano appunto la mia opinione, diciamo, della magia 2.0, e ho rilasciato una breve intervista che vado a leggere con voi. Vado anche a leggere che cosa hanno scritto, perché non lo so, è la prima volta che leggo. Maghi 2.0. Nell'immaginario collettivo i maghi hanno un'aura romantica, per Mastantuono quasi onirica, e inevitabilmente li pensiamo con il cilindro, oppure con un cappello blu a punta con le stelle, come un certo apprendista, perché Topolino, se non sbaglio, in fantasia aveva il cappello a punta, faceva appunto l'apprendista e moltiplicava le scope, i secchi, le acque e tutto. Ma si sono ben aggiornati, ce lo racconta Jack Nobile. E poi c'è tutto quanto il numero, ovviamente fumetto di Topolino, e successivamente a metà ci sono di nuovo io. E andiamo a leggere che cosa c'è scritto. Jack Nobile ha 26 anni, è un esperto di micromagia, giusto? Io ho lasciato un'intervista, mi facevano diverse domande, non so che cosa hanno messo, vediamo. È stato il primo italiano a portare online la Street Magic, ha fondato una scuola, brillante ma super easy. Ha trasformato in lavoro una passione scoperta a 16 anni e la racconta quotidianamente con tutorial e daily vlog. Sì, giusto, adesso faccio rompicavi, faccio un po' di altro, però giusto. Si alzi il sipario, ecco a voi Jack Nobile. Giacomo per gli amici. Sì, Giacomo per quasi nessuno. Guardate che belle queste pagine, sono super colorate. Qua iniziano le domande. Cosa fa un mago aggiornato al 2022? Vediamo cosa ho risposto perché non me lo ricordo. Quello che facevano i suoi predecessori, con più tecnologia e cercando pubblico online. La videocamera è amica e nemica in questo. Da una parte ti porta, hanno cambiato un po' le parole, io non parlo così ovviamente, infatti non mi ci rivedo in queste parole, però le hanno un po' messe un po' meglio, quindi ci può stare. Il succo credo che sia quello. Da una parte ti porta a casa di chiunque, dall'altra è subdola perché ha il potere di svelare il trucco e banalizzare un gioco se non si lavora bene. Boh, sì, è vero, però diciamo che quello che intendevo era che, diciamo, per fare una magia davanti alla videocamera bisogna stare molto attenti, perché quando si fa magia dal vivo si hanno diverse condizioni, per esempio se io alzo la testa, se l'abbasso, lo spettatore alza e abbassa la testa. Se io invece sono qua e devo fare una mossa o delle cose, voi avete l'inquadratura ferma e vi accorgete ovviamente se faccio un qualcosa. Quindi in questo la telecamera è nemica. Niente effetti speciali o finzione, dunque, ma tanta attenzione al mezzo. Certo, il trucco c'è, lo sapete, ma non dovete indovinarlo, nemmeno se stoppate o guardate in slow. Sì, giusto. Qua io avevo messo anche delle altre parole in mezzo. Avevo detto il trucco c'è. Il nostro compito, il compito del mago, è quello di renderlo ovviamente invisibile e di farvi immergere nell'emozione, nella storia della magia, nel farvi portare in un mondo incantato. Questo è il nostro mestiere. Chiaro che se uno vuole provare ad indovinare il trucco e ci sono quegli spettatori lì, va benissimo. Non c'è nessun problema. È un modo di apprezzare la magia anche quello. Per questo serve studiare costantemente nuovi accorgimenti e tecniche per stupire, lasciando intatta l'emozione. Quasi una magia nella magia. Ah, guarda, hanno messo anche la foto di Voglio essere un mago, dove siamo tutti quanti. C'è anche Aides Bard, infatti hanno scritto: Jack insieme a Aides Bard è stato insegnante di micromagia. Nel reality Voglio essere un mago sotto la guida del magister Raul Cremona. Hai iniziato a praticare quest'arte fuori o dentro lo schermo? Contemporaneamente provavo trucchi dal vivo e poi studiavo come replicarli in video. Giusto? Infatti io qualunque effetto volevo prima provarlo dal vivo e poi lo riadattavo, diciamo, alla videocamera, in modo che non si vedesse dalla videocamera. Dovevo essere perfetto e in modo tale che non si vedesse il trucco. Quando registro sono pignolissimo, vero? Per forza, se il filmato non è perfetto nei gesti e nelle parole si rifà. Sono arrivato anche a 400 take al giorno. E anche un buon allenamento per la memoria muscolare. Verissimo. Alla mia peggior giornata di sempre, che non riuscivo a fare un trucco, l'ho rifatto quasi 400 volte. Stavo uscendo di testa, ovviamente. Jack, insieme con l'amico Hyde, spiega i trucchi con le carte, monete, cubi di Rubik, palline e racconta magia da scena, mentalismo, gestione degli spettatori, psicologia. Linguaggio del corpo, magia per la telecamera. Giusto, hanno fatto una piccola promo alla scuola. Quando ti sei appassionato a quest'arte? Già ne ero affascinato da piccolo. Poi a 16 anni un prestigiatore di strada, mia solita storia, mi ha chiesto di tenere una pallina nel palmo della mano, ne ha aperta, ce n'erano 10. Decisi che la stessa emozione che avevo provato volevo regalarla agli altri. Vero. Come hai cominciato? Totalmente da solo? Vero. Anche per farmi degli amici? Vero. A scuola non ero certo il più popolare. Dopo qualche spettacolo e piccolo concorso, ecco il salto. Andai a studiare in Spagna con Dani da Ortiz.
Verissimo. Il cartomago più famoso e più bravo, sì, io aggiungerei anche più bravo, secondo me, una specie di Pelé della nostra arte. Boh, questo non l'ho detto, però va bene. Sì, ci sta, ecco, è paragonabile, diciamo, nel suo campo, non lo so, Danny D'Ortiz è un LeBron James della magia, mettiamola così. Come LeBron ha fatto la storia del gioco del basket e la sta continuando a fare anche Danny D'Ortiz. Questo è il paragone giusto. Oh, qua c'è una bella domanda. L'abito fa il mago? Assolutamente no. Lo fanno la magia e le emozioni che si sanno trasmettere. Vero. Ah, continua questa intervista, è lunga. Chi è il tuo pubblico tipo e i tuoi studenti? Mi seguono ragazzi e ragazze tra i 13 e i 24 anni, la magia piace da 0 a 99 anni, certo. Cosa sai far davvero scomparire senza lasciare la traccia? Pronti al cringe? Un piatto di pasta alla carbonara. Un po' cringe. Nella vita vuoi fare questo? No, aspettate raga, in fondo alla pagina hanno messo lo spam. Hideofficialstore.com. Hide sarà contento. Amo insegnare, vorrei rafforzare la mia scuola, il mio sogno sarebbe renderla fisica, sì. E poi creare un'enciclopedia virtuale della magia. Sì, questo è il mio obiettivo, ovviamente, lo sapete. Chi è all'interno della scuola già lo sa. Voglio creare l'enciclopedia della magia, fare una raccolta, in modo che se qualcuno vuole iniziare a studiare magia, entra lì e trova tutto. Però se i segreti dei maghi si svelano a troppe persone, non rischia di minare la vostra arte? Bella domanda, vediamo che cosa ho risposto, non mi ricordo. La magia è sempre esistita, i segreti intuibili anche. E poi molti spettatori se ne infischiano dei trucchi. Se ne infischiano non l'ho mai detto, non è la mia parola, però va bene. Amano lo show in sé. Vero. Il bravo mago oggi deve stare al passo con i tempi. Se la conoscenza e la cultura del pubblico aumentano, non penserete che nel 2022 che le donne nel baule vengano segate davvero? Oddio, non l'ho detta questa roba proprio così, però ci sta. Il senso è quello. Noi dobbiamo ingegnarci. Giusto. E poi c'è un estratto su James Randi, lo smascheratore di ciarlatani, è molto molto figo. Bene, questo era quanto, raga. Sono stato su Topolino. Questa era la maxi storia di come la mia vita è cambiata capovolta. Sì, diciamo che è un po' un'ambizione finire su Topolino. Un piccolo sogno che si avvera. Io volevo fare questo video per tenerlo nel mio diario che è YouTube e ricordarmi di questa parte della mia vita. Bene, detto questo faccio un piccolo annuncio. Ci vediamo il 14 e 15 maggio a Tasso K Varese. Trovate il link dei biglietti per lo spettacolo e raduno in descrizione. Sarà un raduno bomba. E ci vediamo il 28 maggio a Master of Magic con il workshop mio e di Hyde. Ci sono ancora pochi posti disponibili, sempre link in descrizione. Io vi voglio bene e ci vediamo presto. Ciao! Bro, volevo farti vedere una cosa. Apri questo il topolino, quello di oggi. No, bro, ci sei te? Sto male. Ma che c'è a te? A parte che, vabbè, è il numero peggiore, ma nel peggio... No, bro, assurdo, fighi. Cioè, sei sul topolino. Sono sul topolino, cazzo! Stai male, fammi vedere. Leggi qua sotto. Hideofficialstore.com. Cerca Hideofficialstore.com.